Lettera ai camperisti, semi seria. Cari camperisti, il vostro inno inizia così. Noi siamo quelli a cui piace campeggiare. Ma non sapete manco voi, vabbè. Sono quelli a cui piace campeggiare, ma non disdegnate neanche a bere e a mangiare. E Ottorino, insomma, ne è la prova. Da 6 anni la vostra presenza rende questo Capodanno più bello. Venite qui, ci offrite la vostra giovialità e noi vi ricambiamo con qualche stornello. Ma qualche curiosità sul vostro modo di vivere un po' ci assilla, qualche domanda per la testa ci frulla. Si dice che vedete mari, monti, colline e qualche stagno, ma non ho mai capito come vi regolate per il bagno. Mi spiego meglio, se in 3 o 4 nello stesso camper avete tutti un bisogno forte e potente, volevo capire com'era l'ordine di esibizione e chi si soddisfava più prontamente. Forse l'autista è il primo della lista, ma si sa, a casa comanda sempre la moglie e per questo deve trovare libera la pista, se no il marito può dire addio alle sue voglie. Ma se proprio la situazione sfugge via in modo strano, il camperista ha sempre un importante oggetto sotto mano. Quando manca per farla, un cespuglio, un muretto e un alberello, può sempre farla in un secchiello. Altra cosa che un po' scoccia sarà sicuramente la doccia. Già immagino il marito che fa un lago per terra, arriva la moglie e dice che se non pulisce subito lo sotterra. Che stress per i mariti camperisti. Non solo devono stare alla guida, ma l'uomo camperista è uno tosto, fa la spesa, i letti da mangiare e alla fine subire pure la moglie che lo guarda con aria di sfida. Tanto che doveva essere una vacanza per riposare, ha fatto culo a cucì, era meglio che andava a lavorare, insomma. Tornando a noi, si dice che le tradizioni siano il collante della gente. Ciò significa che i popoli si uniscono per il fatto di ripetere lo stesso rito collettivamente. Se in questo caso noi siamo il popolo, voi certo non siete da meno, dato che partecipate con noi a questo rito con impegno pieno. La speranza è che possiate portare nel cuore un pezzettino di questo piccolo angolo di mondo e che per anni sarà parte integrante di ogni vostro racconto. Ora è tempo di congedarci e che il 2015 nasca sotto una buona stella e ricordatevi sempre che la vita è...